Rinnovo il benvenuto a tutti, a quelli che ho già salutato e a quelli che non ho ancora salutato. Qualcuno conosco, lo conosco da anni, qualcuno magari non mi conosce, gli dico solo due brevi parole su chi sono io. Io normalmente nella vita faccio counselor, quindi mi occupo di percorsi di crescita. L'arte per me è una, diciamo, un percorso di studio, è una passione da tanti anni. E devo dire che devo molto di quello che sono, di quello che so, proprio alla frequentazione dell'arte. E ringrazio tra l'altro Fabio Insegnalo per avermi dato questa opportunità, di condividere con un po' di persone, quello che ho maturato in questi anni. Quello che andiamo a conoscere è un approccio all'arte, un po' diverso da quello che si trova sui libri. Qualcuno dei partecipanti che è presente ha già fatto esperienza di quello che sto per presentare e magari si ricorda anche di queste immagini che a me sono molto care. Quindi io allora passiamo a vedere qual è lo scopo. Lo scopo è quello di sperimentare il valore evocativo dell'arte e la sua capacità di risvegliare degli aspetti di noi che condividiamo con l'umanità dell'artista. Quando ci avviciniamo all'arte di solito ci emozioniamo, almeno a chi ama l'arte si emoziona, ma questo avviene perché entriamo in risonanza e una risonanza che ha l'effetto di portare a galla delle intuizioni che ci riguardano da vicino. Quello di stasera vuole essere un tentativo di fare un po' questa esperienza insieme. Lo spunto saranno delle opere d'arte che appartengono all'antichità, appartengono all'arte greca, sono le cosiddette statue delle fanciulle o corai che si trovano nel Museo dell'Acropoli di Atene. Allora, la struttura del webinar questa sera sarà un po' come quella che vi ho disegnato qua. Vi faccio un'introduzione su cosa significa arte come incontro. Vi darò qualche elemento su qual è un po' la filosofia della lettura dell'immagine, ecco, alcuni elementi che occorre tenere presente, quindi come si entra dentro il linguaggio artistico. Faremo un cenno su quello che è il contesto da cui nascono queste opere, perché alcune cose, cioè sapendo alcune cose, si possono vedere più cose. Poi faremo un approccio diretto alle immagini e poi dalle immagini andremo a sondare quali mondi dell'interiorità le immagini ci possono aprire. Allora, bene, allora, innanzitutto ho chiamato questa sezione Dall'arte esso all'arte tu. Utilizzo questi termini, esso e tu, nell'accezione che è stata data loro da Martin Buber, il filosofo che si è occupato di filosofia dialogica. Che differenza c'è fra esso e tu? Quando in una relazione mi rivolgo a qualcuno come esso, lo sto guardando come un oggetto, come qualcosa che può avere un'utilità, funzionalità per me, ma che in realtà non è un termine di relazione. Quando mi rivolgo a qualcuno come tu, allora dico la parola che crea la relazione. Il tu è l'altro che riconosco come un soggetto capace di entrare in contatto con me. Allora, anche l'arte, essendo un termine, diciamo, di relazione, può essere vissuta come un tuo o come un esso. Nell'arte come esso è solitamente quella che viene vissuta o viene proposta nell'approccio più tradizionale, che è un approccio informativo. Ci vengono date un sacco di informazioni su questi oggetti che sono per lo più oggetti che noi possiamo guardare se corrispondono al nostro gusto personale, oppure possiamo guardare come testimonianza di culture presenti e passate. Però esiste un altro livello, quando l'arte diventa soggetto, cioè l'espressione di un'individualità, allora avviene qualcosa che è come una magia, è un incontro. Questo è un approccio di tipo più contemplativo. Nella relazione sono coinvolto come soggetto e do status di soggetto anche all'opera d'arte e all'artista che così si è espresso.
Quindi in questo modo posso davvero entrare in contatto col mondo interiore dell'artista attraverso le forme, i colori, i rapporti, a seconda poi di che tipo di linguaggio artistico si tratta. Posso entrare in dialogo con l'umanità dell'artista e del suo tempo, e questa può attivare proprio per risonanza emozioni e trasformazioni profonde, e questo avviene come in qualsiasi rapporto autentico. E oltre a questo, l'arte ha anche una capacità attivatrice, vale a dire, ha la capacità di creare in chi ne viene in contatto qualità o sentimenti o valori, proprio perché gli artisti ci stimolano a esplorare attraverso la loro espressione la nostra interiorità. Quindi si può dire quasi che il dialogo con un'opera d'arte, che è entrata a far parte della nostra vita, si coltiva davvero come un rapporto d'amicizia. E ad ogni incontro, quello che noi viviamo nella relazione può essere diverso. Perché? Perché nel frattempo noi siamo cambiati. A me è successo molte volte di ritrovare alcune opere d'arte dopo molti anni e di avere con loro un dialogo completamente diverso, di scoprire altre cose che sono sempre cose che riguardano anche me stessa. Allora, faccio alcuni esempi, ecco, di situazioni, comunque di momenti in cui nella storia dell'arte e dell'umanità questa valenza evocativa è stata molto sentita. Ad esempio, nei popoli originari europei, chi aveva la funzione di artista, di pittore, era lo sciamano. E lo sciamano solitamente raffigurava animali, tutti conosciamo queste immagini dipinte sui fondi delle caverne paleolitiche. Raffigurare animali aveva un potere magico, cioè significava entrare, acquisire l'identità di quell'animale, acquisirne le qualità e il potere. Poi, andando più avanti nel tempo, ad esempio nel Medioevo, il potere delle immagini artistiche è molto sentito in modo molto forte, tant'è vero che c'era chi ne sosteneva il valore di insegnamento, il valore di edificazione, l'arte poteva esprimere valori religiosi, avvicinare a Dio addirittura. Mentre altri, ad esempio San Bernardo di Chiaravalle, sentiva che invece aveva un potere pericoloso perché era una seduzione dei sensi, quindi temeva che ci si potesse fermare a quello che dal punto di vista sensoriale della bellezza l'arte può offrire. Più avanti ancora, nel 600, l'arte barocca usa l'arte proprio come strumento di educazione, quindi si cerca di sollecitare la partecipazione emotiva, l'entusiasmo all'immagine, ai valori sacri, e proprio attraverso immagini dal forte impatto emotivo. Quindi più forte l'aspetto emotivo nell'insegnamento che non il convincimento razionale. Un altro caso interessante è che in tempi moderni, dopo che già Freud aveva individuato che esiste uno stretto legame fra la produzione artistica e le pulsioni inconsce, negli ultimi decenni è capitato negli ospedali di Firenze di vedere arrivare delle persone in stato confusionale, persone con cui il contatto intimo con l'opera d'arte si è dimostrato perturbante, lo chiamano con questo termine. A questa forma di disturbo è stato dato il nome di sindrome di Stendhal, che ha dato il nome anche a un celebre film, ma questo in omaggio allo scrittore francese che ne è stato vittima ed è lui stesso a descrivere questi sintomi. Allora, quali funzioni può avere l'arte come strumento di, diciamo, dico di crescita, ma proprio di impatto sulla nostra vita? L'arte è come un serbatoio energetico. Alcune delle sue funzioni io ho cercato di sintetizzare, ma questo è un argomento che andrebbe approfondito in maniera, cioè ci vorrebbe molto più tempo per approfondirlo. Innanzitutto ha un carattere di svelamento, quindi noi cogliamo delle sembianze esterne, le forme del mondo, ma possiamo coglierne anche gli aspetti più invisibili. L'artista è quello più capace di cogliere gli aspetti invisibili e di portarli in superficie, perché in qualche modo fa una trasfigurazione di questa realtà in modo da trasmetterne anche gli aspetti meno facilmente coglibili, ecco. La realtà è di più di quello che vediamo.
Un'altra funzione è proprio quella di stimolarci attraverso un messaggio visivo che è fatto di linee, colori, luci e tanti altri aspetti che vedremo anche dopo, che non sono altro che energie, sono energie che colpiscono la retina per primo, vanno alle nostre strutture cerebrali, vengono decodificati, e vengono decodificati in base anche alla loro relazione con tutto il nostro vissuto. Quindi, in un certo senso, queste energie entrano dentro di noi e ci mettono in contatto con tutto quello che è la nostra struttura psichica, in fondo. Tutta la nostra struttura psichica è coinvolta nell'approccio con l'arte. Attraverso l'arte possiamo imparare a essere più empatici, cioè a cogliere, siccome si tratta di un linguaggio non verbale, di cogliere davvero quello che non si può dire a parole, di entrare in risonanza. E dall'altro lato anche imparare ad osservare, soprattutto. Un altro aspetto è suscitare sentimenti, qualità e anche azioni che possono modificare la realtà. Quindi, in realtà, come dicevo prima, l'arte può anche portare a maturazione dentro di noi aspetti che sono a volte valori sentiti. Come negli esempi che vi facevo prima, erano soprattutto, e soprattutto nell'arte antica, erano i valori legati alla religione cristiana che dovevano essere in qualche modo trasmessi attraverso l'arte. Nel nostro tempo, molto più, come dire, vario anche, molto più ricco di discorsi, di proposte diverse, l'arte ha comunque questa funzione, sollecitando, ad esempio, stimolando la conoscenza. Stimolando a volte proprio aspetti che riguardano l'azione. Esiste tutto un filone di arte, per esempio, che era nato per sollecitare la partecipazione politica, no? Questo soprattutto nell'Ottocento. Un altro aspetto, e questo possiamo fare un'esperienza diretta, è che se riusciamo a cogliere le cose che l'arte ci trasmette in maniera immediata, ci sentiamo potenziati dal punto di vista vitale, perché è come se la nostra dimensione si allargasse, come se noi avessimo improvvisamente di fronte una realtà più vasta. Quando la sensazione si intensifica, noi ci sentiamo più forti. E quindi questo ci fa bene dal punto di vista energetico, è una ricarica e quindi anche questa è una funzione da non trascurare. Il contatto con l'arte fa parte di quell'ambito più vasto che è l'esperienza estetica. L'esperienza estetica è l'esperienza della bellezza e la bellezza noi la possiamo vivere a livelli molto diversi. Qual è il nostro livello di conoscenza, di contatto e di visione del bello dipende moltissimo chiaramente da quello che è il nostro processo di crescita. Innanzitutto, ecco, un aspetto interessante è che qualcuno comincia a vedere la bellezza come qualche cosa che, come dice Dostoevskij, che salverà il mondo, perché è qualcosa che è in grado di dare senso alla realtà. Quindi quello che non vediamo, che non percepiamo, non esperiamo come bello, per noi è poco valore. Quindi, se ci poniamo dei traguardi nella nostra autorealizzazione, è importante che questi traguardi, oltre che buoni, li sentiamo anche come belli. Il fatto che il nostro tempo viva anche in una dimensione in cui la cecità estetica è molto forte, ha portato a tutta una serie di conseguenze negative. Dalla distruzione planetaria, che significa non saper più vedere il bello nella natura. La volgarità, questo lo conosciamo nella vita di tutti i giorni, ma la stessa personalità è come se fosse più opaca, cioè meno capace di entrare in risonanza, meno ricca di sfumature. Gli effetti benefici della bellezza sono molteplici, perché prima di tutto è qualche cosa che può entrare dentro una situazione di chiusura emotiva e mentale e sconvolgerla, quindi rimettere in gioco, in azione un processo magari che si era arrestato. L'autorivelazione è quello che dicevo prima, cioè attraverso lo specchio dell'arte posso rivelare aspetti di me stesso e conoscerli. È in grado di trasformare le emozioni negative, quindi ha questa caratteristica che viene in alcuni termini, se uso un termine psicologico, che è la sublimazione, cioè la capacità di trasformare in qualche cosa di accettabile e di accettato le situazioni a volte più pesanti della vita.
ci aiuta a sviluppare una sensibilità alle forme e alle espressioni individuali. Quindi a cogliere anche nella nostra vita, nel nostro mondo, nel nostro ambiente, quello che è caratteristico di un individuo. Diventiamo consapevoli che la percezione è un processo attivo, cioè quello che vediamo non è la realtà esterna per quello che è, ma non è altro che uno specchio che riflette la nostra realtà interna. E questo è un aspetto molto importante, perché in realtà noi siamo di fronte a volte alla realtà come la vede l'artista, e quindi ci rendiamo conto che la sua percezione è diversa dalla nostra. Quindi nella percezione ci sono degli elementi soggettivi molto forti. Ci aiuta anche a focalizzarci, all'allenarci, potremmo dire, alla relazione. Quindi allenarsi alla relazione attraverso l'arte è un buonissimo esercizio che può essere messo tranquillamente poi a servizio di tutte quelle che sono le relazioni nella nostra vita. Di quello che è bello ci sentiamo responsabili, e quindi cogliere il senso della bellezza nelle cose significa in qualche modo cominciare a preoccuparci per la loro esistenza, per la loro tutela. E questo lo possiamo applicare ad ampio raggio. Allora, a questo punto c'è un aspetto che dobbiamo vedere, alcuni elementi che servono per capire meglio come si esprime l'artista, cioè come si fa a leggere l'immagine artistica. A me piace dividere gli aspetti diciamo, costituenti l'opera d'arte in due sezioni, una è il cosa e l'altra è il come. Il cosa rappresenta soprattutto lo scopo per cui l'opera d'arte viene prodotta, il soggetto che viene rappresentato, quindi in che contesto è stata realizzata, con che tipo, per che destinazione, chi l'ha fatta fare e così via. E poi ci sono degli aspetti di tipo più narrativo, c'è un certo soggetto, ci sono dei personaggi con certi atteggiamenti a volte. C'è l'espressione di certi sentimenti, ci sono dei simboli. Il come è qualcosa che bisogna essere più allenati per vedere. Il come è la forma, quindi la forma o quello che viene chiamato in arte lo stile. Lo stile è fatto dei caratteri fisici, che significa dove è collocata, che dimensioni ha, di che materiali e con che tecnica è stata fatta. I caratteri formali, che sono proprio gli elementi tipici del linguaggio visivo, io qui vi ho elencato quelli che sono quelli principali, rappresentano davvero il come quel cosa, quel soggetto viene rappresentato. La diversa combinazione di questi elementi è il messaggio visivo. A volte prevale il cosa, cioè è più importante il cosa, a volte è più importante il come. Io posso fare mille volte lo stesso soggetto in modi sempre diversi. Un artista che ha fatto questo per tutta la vita è stato Giorgio Morandi, non ha fatto altro che dipingere bottiglie e scatole. Ma queste bottiglie e queste scatole, pur sempre le stesse, sono continuamente diversi. Perché? Perché cambia il modo con cui lui le rappresenta. La disposizione, il colore, la luce, cioè crea veramente delle realtà dal punto di vista espressivo completamente diverse. L'arte tu passa in maniera privilegiata attraverso la forma, perché è quella che si fa conduttrice delle energie. La forma è quella che trasmette l'energia dell'arte. La forma assume le caratteristiche di questa energia, di questo, a volte può essere il tratto, può essere il colore, che l'artista vuole imprimere. Quindi, in un certo senso, accostarsi all'arte significa farsi coinvolgere da questo aspetto. Significa provare a stare con questa sensazione visiva, che a volte è anche tattile, perché a volte ci sembra di toccare anche. A un certo punto, stare in questa situazione crea come una sintesi intuitiva fra i vari elementi. E questa sintesi rende chiaro il messaggio. Cioè qualcosa ci arriva attraverso questa sintesi, che è quello che noi possiamo cogliere in quel momento, cioè il messaggio su cui noi siamo sintonizzati in quel momento.
E col tempo, questo lo dico per esperienza, diventa un approccio sempre meno di testa, cioè cerco sempre meno di capire, e sempre più di pancia, cioè cerco di sentire. In certi casi si arriva a sentire le cose anche nel corpo. Un altro aspetto a cui voglio accennarvi, questo lo prendo proprio da un aspetto più storico, da storico dell'arte. Questo concetto di Kunstwollen. Kunstwollen è una parola tedesca, che significa volontà artistica. È stato inventato, da un critico viennese della fine dell'Ottocento che si chiamava Alois Riegler. È un concetto utile perché, ci aiuta a capire che cos'è che muove l'artista a fare un'opera d'arte. La volontà artistica si può definire come un impulso a creare delle forme, che esprimano in modo sintetico e globale una visione del mondo. È legata moltissimo, cioè è interessante perché, un certo Kunstwollen è legato a una certa struttura psico-spirituale dell'umano. In un certo momento della storia dell'umanità, c'era un certo tipo di Kunstwollen. Perché? Perché l'uomo era fatto in un certo modo, credeva in certe cose, il suo contesto lo portava a sentire, a vedere in un certo modo, e quindi la volontà artistica si esprimeva realizzando quello che era la visione. È molto interessante perché, prima di tutto, è come un elemento vitale che si trasforma con la trasformazione e con la crescita anche della coscienza. Dall'altro lato è un aspetto quasi, potremmo dire, biologico, perché viene visto, considerato, Riegler lo considera proprio analogo all'impulso creativo della natura. L'uomo è un essere di natura dotato di creatività e quindi, come tale, sente questo impulso a creare in sintonia con quello che lui è e sente in quel momento. C'è un Kunstwollen non solo degli individui, ma anche dei popoli, delle culture e delle epoche storiche. Allora, in realtà nell'opera d'arte leggiamo tutti questi livelli, perché l'opera d'arte è come una sintesi, io qui ve l'ho sintetizzata un po' in una specie di piramide, che ricorda un po' la piramide di Maslow. Innanzitutto c'è la dimensione, partiamo dal fondo, è meglio. Allora, l'artista fa parte del genere Homo sapiens. In quanto tale, è composto, è fatto, è in contatto con un mondo di archetipi e istinti che fanno parte della sua, appartenenza umana. E questi si leggono, possono emergere, possono essere parte integrante dell'espressione artistica. Poi c'è un livello culturale, in cui, valori e visione del mondo, questo è legato di più alle trasformazioni storiche. C'è un contesto sociale in cui l'artista si muove. Quindi le condizioni in cui lavora, il contesto in cui si è trovato anche a sviluppare la sua personalità, il contesto in cui ha appreso e così via. E poi c'è la personalità individuale con le sue istanze, i suoi bisogni, i suoi valori. Tutto questo viene trasformato attraverso questo processo quasi alchemico, potremmo dire, si crea quella che chiamiamo opera d'arte. Scusate. Allora, da tutto quello che proviene prima e oltre lui, l'artista ha un'eredità, accoglie un'eredità. La sua opera d'arte a sua volta influenza tutti quei livelli di contesto che vi ho illustrato prima. Quindi è come uno scambio. In quanto creatore, l'artista è un elemento di trasformazione, un elemento che influenza il suo tempo così come ne ha influenzato. Bene, a questo punto, io comincerei, se non ci sono, adesso magari provo ad aprire un attimo per vedere se per caso ci sono delle domande. Se ci sono qualche domanda, mi fermo 5 minuti. Altrimenti passo a un altro punto ecco, mi dicono che sono stata chiara, bene, mi fa piacere. Grazie. Passo a un altro punto che, riguarda la civiltà greca. Allora, quali sono le caratteristiche, cosa caratterizza, chiamiamolo così, il Kunstwollen
della civiltà greca. Allora, forse la cosa più caratteristica è quella, potremmo dire, la scoperta del valore dell'individuo. È un'eredità culturale che è diventata per noi cioè un archetipo che appartiene alla nostra interiorità. Noi ci sentiamo individui, chiaramente, ma questo sentirci individui è frutto di un processo. L'individualità nasce, cioè, nasce quando l'uomo prende coscienza di essere un essere finito, quindi che la sua esistenza ha un termine, e scopre in questo modo di essere altro rispetto al resto del mondo, quindi di potersi vedere come qualcosa di separato e in un certo senso di chiuso in se stesso. Di questa scoperta, che toglie, si può dire, l'essere umano dalla vita di connessione che, per esempio, nella cultura tradizionale aveva sempre avuto nei confronti del suo contesto sociale, naturale, cioè non c'era questa consapevolezza dell'essere separato. Questa scoperta è un'esplorazione in cui si scoprono i limiti e le qualità dell'essere individuo. Il modo migliore per capirlo è pensare che anche l'umanità ha passato la sua fase adolescenziale. La fase adolescenziale è quella in cui c'è la rivolta. Mi sento finalmente altro, mi sento me stesso, voglio essere me stesso, mi ribello contro quello che fino adesso mi ha tenuto inglobato, ecco, quindi devo conquistare in qualche modo la mia specificità. Dal punto di vista dell'analogia, ecco, per esempio, è il momento dell'inizio della riflessione critica e i greci sono stati i primi a cominciare a riflettere criticamente su se stessi, sull'universo e inventare la filosofia. La rivolta contro l'autorità, cioè significa darsi anche delle forme di decisionali che non sono più autoritarie, ma sono democratiche. L'autoaffermazione, quindi affermare con forza l'importanza dell'individuo e del suo pensiero, intensificare, estremizzare i sentimenti. Ci sono aspetti come l'idealismo, la generosità, l'audacia, tutte cose che attraverso l'eredità, il patrimonio culturale della civiltà greca conosciamo. Però gli aspetti limite ovviamente sono l'individualità portata alle sue estreme manifestazioni, può essere arroganza, distruttività, anarchia, e anche l'intransigenza. Si potrebbe dire che, e questo uso un termine che è un termine junghiano, la civiltà greca è una civiltà patriarcale, quindi fa vivere all'umanità il suo momento del combattimento contro il drago, cioè ribellarsi, il ribellarsi della coscienza che vuole diventare autonoma rispetto alla tutela familiare dell'elemento materno, eccetera. Questa è stata una fase della storia dell'Occidente, un'eredità che noi ci portiamo dietro e che ha tuttora adesso anche il suo peso, un peso che ci ha tenuti disconnessi per molto tempo dal mondo, dall'ambiente naturale, terrestre, di cui noi facciamo parte e che adesso con una consapevolezza diversa stiamo recuperando. E in questo ovviamente mi rifaccio e cito quelli che sono i principi, l'orientamento che sta dietro l'ecopsicologia, che è l'altro filone dei miei interessi, di cui Marcella Danon, che ci sta ascoltando, ed è stata l'iniziatrice in Italia, e tuttora diciamo, la guida. Ecco. Bene, allora. Che cosa distingue l'individuo greco? L'individuo non è l'uomo singolo, ma è l'uomo singolo con una legge. Vale a dire che l'individuo facilmente può essere inteso come chi, essendo, ponendosi come altro rispetto al resto del mondo, può sentirsi a volte fragile, schiacciato dalle forze esterne e interne anche. In realtà i greci esperiscono per la prima volta l'individuo come un essere che obbedisce a delle proprie leggi interiori. Rispondere alle leggi interiori è una virtù, è una qualità che i greci chiamavano arete. In ogni essere umano c'è un riflesso della giustizia, delle leggi che reggono l'universo,
l'uomo è in grado di rispecchiarle, di vivere, impostare la sua vita individuale, sociale, secondo queste leggi. Secondo, per i greci, rompere fare atti che rompevano queste leggi di giustizia avevano delle conseguenze molto pesanti. Interveniva quella divinità che si chiamava Nemesi e che era la divinità incaricata, potremmo dire così, di rimettere le cose a posto. Da questa visione discende tutta modo di vedere la realtà, di pensarla, quindi la filosofia, la cosmologia, che significa comprendere come funziona l'universo, di ispirare le leggi della comunità umana a a questo rigore delle leggi universali. Quindi creare uno stato di diritto, creare delle norme da rispettare. Tutto questo sentito non come vincolante, ma potenziante per l'individuo, perché significa che se nel singolo e nella collettività e nel mondo vivono le stesse leggi, la piena manifestazione dell'individuo può avvenire soltanto seguendo queste leggi, che sono comunque leggi interiori. Allora, un altro aspetto caratterizzante è che i greci vivevano in comunità che si chiamavano poleis, anzi, città-stato, con un forte carattere individuale, perché ognuna di esse era un po' come un'isola. E in ognuna di esse si sperimentava una diversa combinazione in questo equilibrio fra individuo e collettività. In alcuni contesti, come quello della città di Sparta, di cui tutti abbiamo sentito parlare, l'individuo era sottomesso completamente a quello che era il volere collettivo e passava la sua vita sostanzialmente nel servizio della patria, soprattutto a livello militare. In altre comunità, come quelle della Ionia, dove gli ambiti in cui è fiorita una visione più libera dell'individuo, una maggior libertà anche di iniziativa, di modi di vivere, sono gli ambiti in cui è nata la poesia, ad esempio, l'equilibrio era più sbilanciato sul fronte individuo. Quello che è interessante è che il pensiero che noi abbiamo della Grecia è legato alla città di Atene e si può dire davvero che Atene ne è stato un po' il simbolo perché nel suo periodo aureo ha creato una sintesi proprio fra la forza propulsiva dell'individuo, che è quello che è il portatore sostanzialmente delle istanze e della creatività, dei valori di sviluppo, e invece la legge e la norma che regola i rapporti fra gli individui. Lo Stato è come un mezzo, uno strumento per cui le forze individuali si possono esprimere meglio, mettendosi a servizio di un fine superiore. Quindi l'Atene significava maturità politica e anche maturità culturale. Questi raggiungimenti sono stati messi fortemente alla prova dalla guerra con l'impero persiano, che invece rappresentava nel suo carattere di impero teocratico, in cui sostanzialmente non esisteva la libertà individuale, rappresentava la minaccia di essere riassorbiti nel passato, quindi in uno spirito più arcaico che non riservava nessuna attenzione a questa tanto agognata libertà individuale. Allora, c'è da chiedere a questo punto se tutto quello che io ho detto sull'individuo greco valeva anche per la donna. Allora, la donna aveva una situazione un po' diversa perché generalmente non era parte della collettività a tempo pieno, scusate, a titolo pieno. Godeva di pochi diritti, riceveva poca educazione ed era destinata quasi esclusivamente al matrimonio che significava non fare vita pubblica sostanzialmente. A parte alcune eccezioni, quelle che vi ho scritto, cioè le fanciulle spartane che invece avevano questo spirito estremamente egualitario nei confronti dei maschi, e le donne della Ionia, che sono quelle che ci hanno lasciato anche le prime testimonianze della poesia, non perché
una delle prime poetesse, dei primi poeti greci conosciuti, una donna ed è Saffo. Però c'è da dire che nell'ambito religioso e artistico, questo archetipo della femminilità è comunque presente. È presente con una sua forza. Innanzitutto, nella mitologia, le dee hanno la stessa importanza degli dei e rappresentano molte sfaccettature del femminile, al punto da darne un'idea davvero completa. Un altro ambito in cui la presenza maschile e quella femminile era egualitaria era la partecipazione ai misteri, cioè a questi riti di catarsi collettiva che solitamente erano finalizzati a creare dei momenti in cui la persona potesse purificarsi e rinascere. Erano soprattutto si trattava dei riti dionisiaci oppure dei misteri eleusini, di cui avrò modo di parlare anche dopo. La poesia è piena di figure femminili, anche queste che rappresentano molti aspetti, dalla bella Elena, Andromaca, Penelope nell'Odissea, Antigone che rappresenta l'eroina tragica, anche su questi avrò modo di tornare fra un attimo. Allora. All'interno di queste presenze femminili archetipiche esiste un mito interessante che è quello di Core Persefone. Core è la dea fanciulla che viene rapita, anzi figlia di Demetra, della dea Demetra, la dea della natura e dell'agricoltura, delle messi, viene rapita dal dio Ade, sovrano degli inferi, per farla sua sposa. Come sposa di Persefone, scusate, di Ade, prende il nome di Persefone. Questo è il mito che sta all'origine dei misteri eleusini. Proprio perché Core ad ogni primavera tornava sulla terra a far visita alla madre, questo ritorno significava per la terra rifiorire, quindi la rinascita primaverile era legata al ritorno di Core, diciamo, dagli inferi, alla terra. Nei misteri eleusini si celebrava sostanzialmente questo ritorno, quindi il rinnovarsi della terra corrispondeva al rinnovarsi anche, alla catarsi individuale. Quindi si trattava sostanzialmente di attività di celebrazioni, di riti sacri che sacralizzavano questi momenti di trasformazione, di presa di consapevolezza degli individui. Core è diventata col tempo sinonimo di fanciulla pura, fanciulla non ancora toccata dalla vita, quindi è il femminile che ancora è nella sua, potremmo dire, in boccio, nella sua interezza. Che però ha un rovescio della medaglia, è la regina degli inferi e quindi è anche in grado di fare da guida nelle profondità, nelle caverne profonde dell'essere, quindi di affrontare anche di poter guidare a chi vuole esplorare l'ignoto. Sostanzialmente potremmo dire che rappresenta la donna in trasformazione, quindi tutto il potenziale dell'archetipo femminile. È contenuto in questa immagine, che è un'immagine appunto che nella sua caratteristica di giovinezza si dà un po' come potenziale ancora da dischiudere, che si intuisce più che conoscere. Un altro accenno ve lo faccio al fatto che perché la scultura statuaria è così importante. Noi abbiamo tutti quanti l'esperienza che insomma, i greci ci hanno lasciato molte statue di marmo, di bronzo. La figura umana era al centro dell'interesse. Perché? Perché rappresentava un po' il punto d'incontro in cui tutte le varie energie cosmiche si incontravano. E la sua forma stessa era come in un microcosmo la rappresentazione dell'armonia cosmica. Quindi la figura umana veniva vista soprattutto e rappresentata soprattutto secondo un modello. Nel modello c'è una sintesi fra il singolo individuo e l'idea universale di uomo.
Quindi è come se ci fosse davvero anche qui un archetipo, l'ho chiamato un coraggio metafisico, qualche cosa che trascende il singolo uomo. Questa visione ha fatto sì che la scultura sia sviluppata secondo una serie di modelli o tipi, che nello stesso tempo hanno questa caratteristica di sintetizzare la figura e lo spazio. Non è tanto importante lo spazio intorno quanto sono sempre figure che in un certo senso dominano lo spazio. Le immagini che vedremo appartengono, fanno parte di questa tradizione statuaria e rappresentano proprio delle fanciulle, quindi delle fanciulle nell'età e nella figura e nella rappresentazione di core. Sono del periodo arcaico, vale a dire il periodo in cui comincia dal modello ad emergere anche un po' la forma individuale. E pur sullo stesso modello si presentano con una varietà di forme davvero incredibile. Queste che vediamo sono alcune, io ne ho scelte sei, che si trovano insieme a una serie estremamente più vasta, si trovano nel Museo dell'Acropoli di Atene. Venivano di solito offerte dalle fanciulle stesse alla dea Atena presso il suo santuario quando, in occasione del fidanzamento delle nozze. Erano un po' come i nostri ex voto nella religione cristiana. Sono state danneggiate e distrutte durante la guerra persiana, durante la distruzione dell'Acropoli. E poi, una volta ritrovate nell'Ottocento, sono state recuperate, restaurate. E come vedete, sono delle immagini dalla comunicativa abbastanza forte, quindi quasi si presentano quasi come fossero esseri viventi. Sono sei immagini che, per come le sento io chiaramente, rappresentano proprio un percorso che non è solo cronologico, ma è anche di evoluzione, e di evoluzione artistica. E psicologica, cioè per l'evoluzione del mezzo artistico e al servizio della rappresentazione di tipologie di fasi di sviluppo diverse. Allora, questa è la prima, però prima di questo, chiedo scusa, ho fatto un pasticcio. Ecco. Volevo chiedere se ci sono delle domande o delle osservazioni o dei commenti, tanto per fare un attimo una pausa in questo mio lungo parlare. Per il momento non vedo domande. Va bene, allora. Ah no, forse ho chiuso troppo presto. Sempre molto chiara, secondo me, troppo buona. cioè, sto cercando di volare un po' perché tutto sommato ci sarebbero molte cose tra quelle che ho dette, anche da approfondire un po' meglio e diciamo da spiegare anche un po' meglio. Va bene, allora possiamo procedere. Quindi, allora, vi stavo dicendo che sono delle figure molto vitali. Io quello che vi cercherò di darvi è un po' la lettura che ne ho dato io. Questo non perché sia la lettura assoluta, chiaramente, come vi dicevo prima, non può che riflettere la mia esperienza, la mia sensibilità, i miei vissuti e così via. Io dopo utilizzerei anche, dopo ogni immagine, un momento, un minuto, se qualcuno di voi vuol fare un commento o vuole in qualche modo partecipare a questa lettura esprimendo che cosa questa immagine esprime ad ognuno di voi. Quindi io partirei con la prima, che è questa. Questa viene chiamata Core del Peplo.
È una fanciullina che indossa questo abito, il peplo, che era un abito tradizionale dell'Attica, della tradizione di Atene. Indossa questo vestito che ha molto, molto semplice, molto liscio. Il vestito ha poca evidenza, quello che ha evidenza soprattutto è il corpo che ci sta sotto. Ci sono delle tracce di colore, come vedete, nei capelli, negli occhi. Dobbiamo sempre pensare che le statue che noi vediamo bianche o sbiadite oggi, ai tempi della Grecia antica, avevano dei colori molto vivaci. E questa è un'immagine che si presenta con una estrema chiarezza, come un intero quasi, ha questo modellato molto liscio, però molto raffinato perché è pieno di passaggi chiaroscurali. Ha una sua austerità, si può dire, non è un'immagine che si perde in fronzoli. Una linearità, però anche una certa armonia nelle proporzioni. Ha questo viso molto delicato, molto vivace e sembra quasi che abbia questo sguardo che è molto sereno, molto fiducioso. Occhi spalancati. Che quasi guardassero in avanti sul futuro, abbozza questo sorriso che era detto sorriso arcaico e che spesso le statue, quasi tutte le statue di questo periodo hanno, serviva in tutto sommato non tanto per dare l'idea di uno stato d'animo lieto, ma per un po' per spersonalizzare l'immagine. È un'immagine molto schietta, quindi si offre proprio con una certa fiducia, con una sicurezza, ma a me piaceva immaginare anche che queste braccia così un po' mancanti, con una tenesse la mano di qualcuno e con il braccio mancante magari si appoggiasse anzi a qualcuno. Questa è un'immagine di una dimensione media, diciamo, circa 1,20 m. Quindi, se qualcuno vuol fare qualche commento, lascio aperta. Ok, magari avremo tempo di pensarci. Ah no. Ah, non si sa che cosa potesse portare nel pugno destro. No, questo solitamente avevano in mano delle offerte. Le offerte che facevano ai templi solitamente erano piccoli animali oppure erano vasi di unguenti, cose che erano ritenute preziose comunque. Sembra un viso familiare, certo, perché chiunque ha studiato un po' di storia dell'arte la vista sui suoi libri. L'espressione è serena e carica di speranza, certo. È quasi una figura che fa tenerezza, non nella sua, potremmo dire, giovinezza, no? Una giovinezza molto candida, ecco. Bene, grazie per i contributi. Allora, invece, il secondo personaggio che ci compare è questo. Spero che riusciate a vederle bene. La chiamano Cuore di Lione perché nel Museo di Lione ne esiste un'altra versione abbastanza simile. Questa ha qualche più o meno contemporanea alla precedente, più o meno anche come dimensioni simile. Come vedete, sono spesso lacunose nella parte inferiore soprattutto. Ecco, questa come vedete, è più tarchiata. È una struttura più compatta, più robusta, con un volto più squadrato, collo corto. Ha un vestito diverso che si chiama chiton, di origine ionico. Era un abito che aveva una fascia obliqua con delle piegoline. Però questo vestito non ha volume quasi, è schiacciato contro il corpo. Con una mano la tiene attaccata al corpo, quasi volesse tenersi la veste. Con l'altra, invece, come vedete, ha in mano il suo dono per la dea, che è una colomba. Anche la colomba ha un carattere simbolico, perché ovviamente significa purezza, significa integrità. Il
Il suo volto qui è molto più massiccio, è un volto meno proporzionato, con un carattere, potremmo dire, quasi di timidezza, di riserbo, delle labbra carnose, con appena un accenno di sorriso. Anche un viso leggermente irregolare, se lo guardate, non è facile coglierlo, però per esempio un occhio un pochino più grande di un altro e gli occhi non sono perfettamente allineati. E dà uno sguardo meno diretto rispetto alla precedente, con un capo anche leggermente inclinato, un po' come se stesse ascoltando qualcuno. Questa è una giovinezza più matura, sempre con questo candore, ma con un carattere, mi piace pensare, un po' più introverso. Quindi quasi fosse un tipo più remissivo, più dolce, e soprattutto quello che mi colpiva erano queste forme ancora molto incerte, cioè c'è questo torace largo con le spalle larghe, le braccia grosse, fanno pensare a anche le cosce piuttosto evidenti, e quasi a quelle forme di adolescenti che ancora non hanno deciso bene che forma prendere, quindi che cosa diventare. Dal punto di vista fisico è ancora un essere in fase di formazione. Ecco. Anche qui, se voi volete fare qualche vostra osservazione. Allora, la parte più mediterranea, ecco, Manuela diceva, sì, certamente. Va bene, allora, magari se volete riservare i commenti alla fine. Io, se scusate, procedo perché i tempi che abbiamo non sono immensi e io ho ancora un po' di cose da dirvi. Allora, la successiva nostra amica è contraddistinta da un numero semplicemente. Le immagini ovviamente da catalogo nel museo sono tutte numerate. Questa è la numero 675. È una statuetta piccolissima, questa, circa mezzo metro. La cosa che colpisce immediatamente è che le altre erano vestite e si presentavano in un modo molto semplice e severo. Questa invece si presenta vestita all'ultima moda. Diciamo che, ecco, in questo senso davvero più importanza il vestito che non il corpo che ci sta sotto. Anche questa ha un chiton, ma un chiton molto più ricco, con una specie di mantellina, con queste pieghe arricciate sul davanti, con un'altra fascia che scende sotto e viene annodata sul fianco. È una acconciatura molto più elaborata. Ci sono tracce di colore anche qua, di verde scuro nel vestito e di biondo nei capelli. Questa immagine dà la sensazione di essere molto diretta, cioè è un'immagine che si mette in contatto con noi, ma è un contatto particolare perché l'impressione che io ho è quella di un essere che si è messo in posa. E si è messo in posa per farsi ammirare, che è quasi è come se accennasse anche un camminare, un incedere elegante, come una modella sulla passerella. Ha questo viso molto simmetrico, molto delicato nel modellato, molto luminoso, però con una caratteristica particolare, cioè non è un viso che cattura lo sguardo, è un viso che tutto sommato davvero non esprime nulla. Non riusciamo, o almeno io non riesco a intuire in questa immagine una vita interiore. È davvero molto, il messaggio è quello che viene portato fuori e quindi è quello che la fanciulla si mostra di fuori, che in questo caso cattura l'attenzione. Molto sofisticata, molto estroversa, qui è come se il bocciolo che la prima core rappresentava, come se il bocciolo si fosse aperto in qualche modo. Quindi prevale un po' l'aspetto del mostrarsi, no? Dell'esteriorità, della ricerca soprattutto dello sguardo e del contatto.
C'è qualche osservazione in proposito? Che cosa vi suscita? Occhi chiusi, in che senso? Mi chiedeva Emanuela. C'è questa gli occhi chiusi? Più che chiusi sono, è dato via il colore, quindi non sappiamo più, però ha questa, si coglie molto questa caratteristica dell'occhio senza profondità, comunque. Vedo che gli occhi chiusi potrebbe essere un'espressione diversa da quelle pratiche, sicuramente, sicuramente. Espressione maliziosa e sicura di sé, sognante anche sicuramente. Ah, le altre quanto sono grandi? Quelle di prima erano alte intorno a 1,20 m. Ci sono molte differenze dimensionali fra l'una e l'altra. Questo dipendeva probabilmente anche da quanto il committente era disposto a pagare lo scultore il materiale. Qui dietro a queste cose ci sono anche delle motivazioni che sono molto pratiche. Ok, grazie dei contributi. Io vi faccio vedere allora la successiva. Si chiama Cora di Antenore perché è attribuita, di questo forse conosciamo lo scultore che si chiama, era questo, attribuita a questo Antenore. Questa invece è un'immagine molto grande, alta 2 metri circa. Quindi è una figura che è integra abbastanza fino ai piedi, è un caso abbastanza singolare. E anche qui vedete come quello che cogliamo tutto subito è la ricchezza di quest'abito che porta addosso, quasi come fosse uno status symbol anche. Però è un abito che anziché fare gli svolazzi come quello di prima, ricade giù pesantemente come tirato giù dalla forza di gravità, no? Come se ci fosse qualcosa che lo attira verso il basso. Appoggia i piedi su un piccolo spazio, molto piccolo, ed è quasi sull'attenti, potremmo dire. Questa posizione di una gamba leggermente più piegata e più avanzata, nei canoni della scultura si chiamava ponderatio, cioè, uso il nome latino, praticamente la statua non stava con i due piedi appoggiati per terra, ma un piede era appoggiato e l'altro piede era leggermente sollevato insieme alla gamba flessa. Questo dava l'impressione comunque di non rigidità, ma di una figura che come se si muovesse, come se stesse camminando. Qui sembra davvero che sia in un incedere, che è quasi un incedere di marcia, potremmo dire. Qui possiamo immaginarci in mano da una parte uno scudo, dall'altra una lancia, pronta a essere scagliata. Vabbè, queste magari sono fantasie mie, però. Questo viso sfigurato, che come vedete manca il naso, ha però una forma quadrata, come vedete, delle labbra un po' rigide. E anche questi occhi stretti, piccoli, che in un certo senso le danno rispetto alle altre un'aria molto più risoluta. Qui, chiaro, l'impressione che a me dà è di una dominatrice, di un'immagine, di un personaggio che trasmette non tanto dolcezza, ma volontà, determinazione, decisione. Questa è più forse sembra un'Atena più che una core, un'immagine più guerriera e sembra anche meno giovane, quindi con aspetti già un po' da matrona. Può darsi anche che sia stata un'immagine legata agli ambienti aristocratici di Atene, dove vivevano ancora gli ideali degli eroici, dei tempi eroici. Allora. Riapro un attimo la chat, le domande, se volete entrare. Allora, all'epoca c'era ancora qualcuno disposto a spendere per la bellezza dell'arte, vero, verissimo, anche se dobbiamo considerare che lo scopo era anche religioso sostanzialmente. Ma
I due termini, arte e religione, sono stati un binomio quasi inscindibile fino in epoca moderna, dopo tutto, cioè la religione è sempre stata un po' il supporto che ha permesso, adoperato gli artisti in qualche modo. Sì, le spalle sono molto ampie, effettivamente questo le dà anche proprio questa immagine da guerriera, no? Di donna molto decisa comunque. Ok, allora, questa è la mia preferita. Anche questa è contraddistinta da un numero, è 674, un pochino, io, come vedete, avanziamo anche cronologicamente, no? Qui siamo già circa 50 anni dopo rispetto alla prima. Qui veramente comincia a farsi sentire davvero la presenza dell'individuo. Della donna singola, no? Sotto questa immagine, molto probabilmente si tratta di un ritratto, perché è molto ricca di individualità e proprio dell'individualità ha il fascino. È un'immagine che ha un corpicino più esile, una struttura più delicata, una grossa testa, spalle strette. E tutte le sue linee gravitano verso il basso, anche queste, cioè proprio con molta pesantezza. Però è una pesantezza che non appesantisce, perché è quasi che come desse un'impronta di vivezza. Anche qui il vestito è sempre arricchito, ma un pochino più semplificato, un po' meno elaborato. E comunque quello che si coglie in linea generale è questo aspetto in moto, fermo, verticale, cioè non è un'immagine che ci viene incontro, non si presenta a noi, è come se fosse assorbita in se stessa. C'è questa espressione, questa immagine, anche se vedete il viso leggermente flesso in avanti, che può indicare davvero l'essere assorta in un pensiero, quasi. La bocca è senza sorriso, quindi qui comincia a scomparire anche quel sorriso così convenzionale che finora queste fanciulle presentavano. Si distendono un po' le curve delle guance, il volto si fa un pochino più affilato, però molto serio, no? Estremamente serio. Dà proprio l'idea della fanciulla pensierosa, una fanciulla molto introversa. Della fanciulla ripiegata in qualche modo in se stessa, non in senso di chiusura, ma in senso di riflessività, no? Cioè ci sono anche delle fanciulle, delle giovinette, se guardiamo la nostra esperienza, che si dice a volte sono più serie della loro età. Voi non so che cosa ne dite. Allora, occhi vivi dietro una maschera, Alessandra, ti riferivi a quella di prima? Penso di sì. Sì, questo è vero, certo. Sì. Più fine. Sì, ecco, anche il corpicino ha un modellato molto. È più magrolina, ecco, meno in un certo senso più lontana da quello che è il modello della donna mediterranea, come probabilmente erano anche le donne greche, no? Che, con fianchi larghi, decisamente più prosperose. C'è un'immagine che tutto sommato sembra come un po' come prosciugata. Ed è la cosa curiosa, è che, non so se voi riuscite a coglierla, non è un'immagine armonica. Ha delle irregolarità, delle disarmonie che però sono quelle che fanno il suo fascino, cioè qui è veramente la bellezza della disarmonia, o la disarmonia che crea una bellezza di un ordine superiore, meno banale, più caratterizzata dal punto di vista individuale, che è di solito la bellezza più difficile da cogliere, perché normalmente la bellezza viene misurata con la sua aderenza a uno schema, anche oggi è così, tutto sommato.
il fascino dell'individualità unica e irripetibile è più difficile da cogliere. Ci mette difficoltà? Ah, sì, ok. D'accordo. Bene. A questo punto arriviamo all'ultima immagine della serie. Sarà bene che vada avanti veloce. Questa è la cuore di Eutidicos. Eutidicos non è lo scultore, ma è la persona che ha dedicato l'immagine, probabilmente un padre, un marito, insomma, qualcuno che aveva a che fare con la fanciulla. Lo sappiamo perché c'è un'iscrizione dedicatoria su questa statua, adesso non ricordo bene dov'è. Questa è la più recente ed è datata più o meno poco prima della distruzione persiana dell'Acropoli, quindi una delle ultime fasi. Piccolina anche questa, circa, dunque, quella di prima era circa 1 metro, questa qua è di nuovo sul mezzo metro. Anche questa è una fanciulla giovanissima, che presenta proprio anche lei queste sproporzioni dell'adolescenza. Se guardate ha un corpo robusto, un po' tozzo, quasi muscoloso, un collo ben solido, una testa grossa, pesante, con un viso anche qui, un quadro. Poi ci sono però delle delicatezze, perché il viso, per esempio, è di estrema delicatezza e anche lascia intuire una femminilità appena sbocciata, perché c'è un seno appena accennato, no? Proprio come un seno di una ragazzina. Si torna a una certa semplicità del vestito e dell'acconciatura. C'è solo questa massa di capelli che quasi le fa un po' ombra, no? Le pesa sul capo. Dà quel tocco di pesantezza che è quello che le dà la sua sfumatura di gravità. Perché qui si tratta di un'immagine non lieta, un'immagine grave. Anche qui, come vedete, il sorriso è scomparso del tutto. Le labbra hanno preso come una piega quasi come una smorfia di amarezza, potremmo quasi dire. Questa è nota universalmente come cuore triste. Quindi questo carattere di tristezza è stato notato da più di una persona. È una immagine con una grande personalità, con un certo venato di malinconia, ma tutto sommato questa sua immagine di solidità e di forza è come se combinasse insieme un'estrema fragilità e un'estrema forza. Può essere davvero una figura che rappresenta molto bene il senso del tragico che avevano i greci. Qualcuno l'ha anche definita una sorella dei combattenti di Maratona, quindi una donna, diciamo, che vive con molta consapevolezza la tragicità dell'esistenza, pur nella giovane età. Allora, commenti eventuali. Allora, dal foro mancante ai lobi delle orecchie si potrebbe stabilire l'età della giovinezza. Credo di non aver inteso bene la domanda. Dunque, il foro. In che senso? Non vedo il foro. Credo di non aver chiara la domanda. Ah, o la mancanza di fuori per orecchini è casuale. Ho capito, sì, scusami. Cioè, come per dire, forse se non aveva ancora i buchi alle orecchie vuol dire che era molto giovane. Può essere, sicuramente. Può essere anche questo, perché tutto sommato, tra l'altro l'orecchino era un tipo di monile che veniva usato
dalle donne che facevano per lo più una vita pubblica, e nell'antica Grecia erano solo le etere, cioè le donne, non dico le prostitute, le etere erano quelle, delle donne in realtà brave intrattenitrici, colte, erano un po' come le geishe giapponesi. La donna che faceva comunque una vita di madre di famiglia, eccetera, non usava molti monili e neanche abiti molto, molto lussuosi, si può dire. Per cui un po' può essere anche per questo. Cioè, diciamo che oltre che a stabilire un'età molto giovane, stabilisce anche un ceto sociale, un'appartenenza. Quindi si trattava sostanzialmente di una ragazza destinata al matrimonio, quindi non, certo non dotata di molto corredo dal punto di vista dei gioielli e così via. Poi queste chiaramente sono delle azioni mie, però diciamo che le usanze erano queste, ecco. Un corredo di gioielli, soprattutto in età giovanile, probabilmente non esisteva. Va bene, allora. A questo punto io ve le ho fatte vedere, vi ho fatto vedere tutte queste immagini che io trovo molto affascinanti, per introdurre un discorso che è quello dell'anima. Allora, questo è chiaro che sono immagini femminili dello stesso genere, cioè la donna fanciulla che ha degli accenti, delle immagini molto diverse. Possiamo immaginare che dentro queste immagini siano come nascosti degli ideali diversi di femminilità, così come la percepivano, la concepivano gli artisti che l'hanno realizzata. Ho trovato molto suggestivo indagare questo aspetto alla luce di quanto ormai universalmente conosciuto di quello che ha chiarito Jung a proposito dell'archetipo dell'anima. Io continuo a parlare di archetipo, spero che il concetto di archetipo sia chiaro per tutti. L'ho già citato più volte, magari merita la pena che dica una parola o due. Gli archetipi sono stati individuati da Jung nel suo percorso di indagine dell'inconscio umano, come appartenenti a una sfera, alla sfera dell'inconscio collettivo, che è quella dove è il grosso serbatoio delle immagini che ogni uomo condivide e ogni donna condividono con tutta l'umanità. Gli archetipi sono per lo più delle forme, dei simboli, di concetti o simboli o a volte istinti, comunque delle forme di pensiero e dell'immaginario dell'uomo che funzionano un po' come schemi, quindi in sostanza è come un contenitore dentro cui che noi utilizziamo per vivere l'esperienza della vita. Forse si chiarisce meglio parlando dell'anima, quindi è come se in ogni essere umano ci fosse una forma, un contorno, un contenitore che rappresenta la femminilità, che quindi per quello che riguarda l'uomo rappresenta la femminilità, ma esiste anche nella donna l'archetipo della mascolinità, che è l'animus. Jung li chiama archetipi controsessuali. Per quello che riguarda l'anima, il discorso è molteplice perché l'anima, oltre a essere l'immagine della femminilità nell'uomo e nella donna, rappresenta anche, lo vedremo dopo, il ponte fra la coscienza e l'inconscio. Quindi è un elemento che spinge la psiche alla trasformazione attraverso l'integrazione dei contenuti inconsci. In realtà l'anima è una forma che viene esperita poi nella realtà e viene sviluppata in maniera cosciente, integrato nella personalità, attraverso il rapporto concreto, per esempio, con gli esseri dell'altro sesso. Quindi l'uomo proietta l'anima
in lui sul femminile che incontra nella vita. Per gli artisti, c'è una possibilità in più, cioè quella di proiettarlo sulle opere che realizzano. Questo sto parlando in questo momento di anima perché stiamo affrontando delle immagini che sono simboli del femminile e probabilmente opera di artisti uomini. La stessa cosa può essere attivata a rovescio la donna per tutta la vita alla ricerca delle esperienze e dei rapporti che possono rendere in lei più cosciente il suo animus. Anche l'esperienza dell'anima ce l'ha anche la donna, però chiaramente per la donna è una dimensione più familiare, quindi è più immediata da vivere e non è qualche cosa di cui andare alla scoperta. Non so se sono stata chiara su questo, ma parlare degli archetipi non è mai molto semplice. Allora, secondo Jung, l'anima, che è l'elemento trasformatore della psiche anche, vive si sviluppa secondo quattro stadi. Il primo stadio è quello che lui chiama della donna naturale, e vale a dire quando l'archetipo è ancora al suo stato primordiale, diciamo più selvatico, più legato alla sfera istintiva, più connesso anche con la natura, con le nostre origini, è quella che Clarissa Kipincola stessa chiama le donne che corrono coi lupi. Ed è in un certo senso l'anima ancora nella sua integrità prima di entrare tutto sommato nell'esperienza dell'individuazione. È quella dello stadio edenico della personalità, quindi la personalità che è quando è ancora in abbozzo, è ancora con una forma di simbiosi parziale, quindi l'ego non si è ancora sviluppato. A me sembrava che le prime due immagini del ciclo richiamassero un po' questo aspetto. Da una parte la core del peplo, che è proprio la fanciulla integra, è la core quando viene rapita da Ade per essere portata agli inferi. È la ragazza che ancora non conosce la realtà, non conosce il rapporto col maschile, non conosce nulla, tutto sommato, del mondo. La core di Lyon presenta lo stesso aspetto, ma con ancora più spiccate l'immagine della donna che, ancora, che, può, che può essere plasmata, che quindi ha ancora una forma incerta, che ha iniziato in un certo senso un processo di attivazione della sua individualità, ma che ancora questa individualità non è ancora incerta, non ha ancora deciso che strada prendere. Il secondo stadio di cui parla Jung lo chiama la donna romantica o passionale. Romantica non è inteso ovviamente nel significato più comune che gli diamo. Quindi è la prima manifestazione del femminile in forma individuale. Significa manifestarsi per saggiare le proprie forze. Ed è il momento in cui prevale la forza espansiva dell'archetipo e la forza espansiva a livello psichico si chiama Eros. L'eros è esperibile in modi diversi, quindi cioè secondo due polarità diverse. Da una parte abbiamo l'eros sessuale, che è quello che si incarna un po' nella seduttrice, che è quella che io vedo un po' nella core 675. È caratterizzata dallo sviluppo dell'attrattiva, del proprio fascino, del cercare un contatto, nello sbilanciarsi in un certo senso verso l'esterno. Lasciando in ombra quello che è l'aspetto interiore. L'altra compagna, la core di Antenore, invece rappresenta l'eros aggressivo. L'eros aggressivo ha per il simbolo, potremmo dire, la donna Amazzone, quindi quella che sviluppa un aspetto più dominatore, l'aspetto volontà, l'affermazione di sé. In un certo senso, comunque, anche l'autodisciplina e tutto quello che ha a che fare anche con lo sviluppo del pensiero, e in un certo senso si avvicina in questo modo di più all'archetipo dell'animus. Una fase successiva, secondo Jung, è la donna ispiratrice. La donna ispiratrice è quella che a cui viene
cioè l'archetipo dell'anima nell'ispiratrice è quella a cui viene che ha il compito del contatto con l'ombra e quindi è il momento introverso. L'eros di cui parlavo prima si rivolge verso la dimensione interiore, verso l'inconscio e quindi è il momento in cui l'anima compie il suo viaggio agli inferi, Core diventa Persefone, questo perché si apre la possibilità di integrare nella personalità aspetti sconosciuti, inconsci, ma anche nello stesso tempo messaggi che vengono da una dimensione supercosciente, quindi una dimensione più spirituale. Ed è il momento in cui si apre la ricerca del senso profondo della vita. Questa immagine qua secondo me si allinea molto bene perché, soprattutto per il fatto che, per la sua staticità, per il fatto di avere questa concentrazione quasi all'interno, è un'immagine che guarda ma non vede perché sta guardando qualcosa che è molto dentro, molto ripiegata su di sé e con questa, anche questa, con questa serietà, gravità quasi. Dall'idea davvero di qualcuno che sta facendo un viaggio interiore. L'ultimo stadio rappresenta la donna sapienza, oppure Sofia, come la chiamano. Questo è lo stadio, diciamo, più elevato dell'anima, il pieno sviluppo dell'anima porta alla saggezza. La saggezza consiste nel trascendere la condizione umana che è fatta di lacerazioni, di opposti, di dualità, quindi dell'arrivare a una sintesi che sa cogliere tutti gli aspetti della vita. Questa immagine che è quella tragica, come dicevo prima, la tragedia non significa dolore, significa consapevolezza, cioè gli eroi tragici sono gli eroi che sono consapevoli del loro potere, dei loro limiti. Quindi questa immagine che nella sua fragilità ha una solennità mi richiama proprio l'eroina tragica che è il personaggio, forse il simbolo femminile che si lega di più a questa fase dello sviluppo dell'anima. Faccio un breve break per capire un attimo voi che cosa ne pensate di tutto questo. Allora, ecco, acconciature, sì, veramente, decisamente c'è molta cura, no, in questa cosa dell'acconciatura. Faccio un'osservazione che forse esula un po'. Il discorso dei capelli, i capelli sono sempre stati e sono tuttora molto caratterizzanti la dimensione del femminile. In realtà, il capello, la presenza dei capelli, soprattutto dei lunghi capelli, sono sempre stati, e lo sono magari fin dai disegni dei bambini, l'elemento che caratterizza la donna. Una donna con i capelli corti, come sono io, ha già qualcosa di meno femminile. Questo viene percepito a livello molto profondo, quindi il capello in sé è quasi come se fosse È stato pensato anche spesso in alcune civiltà come un depositario di un'energia e di una forza personale. Allora, Marifede, non leggo le domande e i commenti, chiedo scusa, ma devo attivare qualche altra finestra. Allora, dovreste avere nel menu a fianco la voce domande e aprirla cliccandoci sopra. Se non ho capito male, se non ho visto male. Ci dovrebbe essere un elenco con tutti dei pulsantini, con il più e il meno. Allora, bisogna cliccare sul meno o sul più per aprirle. Ci sei riuscita? Sì, Marcella mi conferma che bisogna fare clic su più. Ok, spero che tu ci sia riuscita.
Questa descrizione degli stadi di Jung con le figure delle core è davvero bella. Beh, sono contenta che sia. Io l'ho sempre trovata molto, molto rispondente a quello che sento e che anche ho sperimentato nella mia vita. Jung ne parla in maniera più diffusa. Io adesso vi ho dato davvero solo qualche elemento molto, molto generico, ecco. Poi devo sottolineare che io non sono una junghiana. Allora, Ilaria, ciao Ilaria, io mi medesimo in ognuna, ecco, questo tutto sommato è perché la tua anima risuona su molti piani, probabilmente. I parallelismi con le core sono tuoi o sono di uno, sono miei. Jung ha avuto sempre molto interesse per l'arte, ma lui la guardava più dal punto di vista dei simboli. Perché attraverso l'arte si poteva conoscere davvero, si potevano conoscere molte cose dell'inconscio e dell'interiorità. Alcuni suoi seguaci si sono occupati in maniera più specifica, la Maria Louise von Franz se ne è occupata in modo più specifico dell'arte. Vabbè, grazie dei complimenti. Però devo dire la verità che io ci sono arrivata cercando di darmi anche una spiegazione del perché queste immagini risuonavano diversamente dentro di me. E alla fine Jung mi ha aiutato. Ecco. Però in realtà spesso è perché una certa cosa risuona in un certo modo, allora anche poi quello che noi sappiamo ci aiuta a capire, no? Però l'importante è guardare, l'importante è lasciarsi in un certo senso coinvolgere, come diceva Ilaria, mi medesimo in ognuna, e ascoltare proprio da dentro che cosa, in che dimensione di rapporto ci portano queste immagini. Poi le spiegazioni, va bene, insomma, spiegazioni ci vogliono anche. A volte ci sono degli elementi esterni che ci danno la chiave per capire anche, perché sentiamo questo. Va bene, allora adesso l'ultimo passaggio e poi penso che ci avviamo alla conclusione perché ho già preso anche troppo tempo. C'è un'altra, a questo si lega, come dicevo, essendo, scusate, ma allora, prima parlavo dell'anima come qualcosa che collega coscienza e mondo inconscio, cioè come una guida in sostanza. Nell'esplorazione dei mondi interiori che ancora non conosciamo. Secondo Jung, l'anima ha questa funzione mediatrice, e quanto forse diciamo che fra gli archetipi è quello che è più dinamico in questo senso, quello che ha più rapporti col mondo della coscienza, che riesce più facilmente a creare questo ponte. È quello che ci motiva ci spinge verso il processo di individuazione, verso la piena realizzazione della nostra personalità, dei nostri poteri, e la piena realizzazione si ottiene integrando gli elementi nascosti. Tutto ciò che rimane inconscio, ci domina, e tutto quello che riusciamo a conoscere possiamo in qualche modo farne un elemento della nostra integrazione, della nostra forza anche. Come dicevo, nella donna l'anima è meno inconscia, giustamente, e quindi lo fa e svolge la sua funzione in modo più naturale. Non a caso, da sempre, la donna e il femminile, la componente femminile nella società o nella comunità, è sempre stata quella che ha avuto un contatto più diretto con la sfera dell'inconscio, con tutto ciò che ha a che fare con l'interiorità. Ha sempre avuto un contatto più profondo con le forze razionali e da sempre ha svolto questo ruolo di tramite, dalle donne sciamane, alle quelle che poi sono diventate o sono state etichettate con il nome di streghe, non erano altro che donne più consapevoli di questa dimensione. Allora, poiché ha questa funzione, le tappe evolutive dell'anima possono essere lette anche come tappe del processo di individuazione.
così come lo chiama Jung. La psicosintesi lo chiama processo di sintesi personale, ma non c'è molta differenza in tutto questo, perché significa la piena attuazione del potenziale, del nostro potenziale umano. In sostanza, quello che c'è nel nostro seme, che chiede di svilupparsi secondo la sua legge, per quello che è. Se siamo una quercia, diventeremo una quercia, se siamo un pioppo, diventeremo un pioppo, e così via. Questa cosa diventa un po' un'immagine simbolo, quindi, di questa, almeno per me lo è diventata, da questa vocazione alla piena conquista dell'individualità. Questo aspetto, cioè la core, rappresenta davvero quella parte della persona che è ancora il potenziale, che non è ancora stata manipolata dal mondo esterno, dalla società, dalla cultura. È proprio la pura essenza di ciò che l'essere può divenire secondo il suo principio interiore. Non so se questo è chiaro. Tra l'altro, il nome core, che significa anche vergine, la vergine, il concetto di vergine, non è quello che noi pensiamo normalmente, cioè la vergine non è quella che non ha avuto mai rapporti sessuali, o meglio, non è solo quello. L'etimo probabilmente è legato a Virgo, al verde, al verdeggiare, cioè qualche cosa che è in fase di fioritura o che deve fiorire. A questo punto io ripercorrerei le tappe delle nostre immagini collegandole alle tappe evolutive dell'individuazione. La prima fase, anche qui è Jung che parla, è la fase dell'indifferenziato. Quindi, dal punto di vista della vita individuale, corrisponde al periodo dell'infanzia. Ma non solo, vale a dire che è un momento che può ritornare nei momenti, nei periodi in cui noi inconsciamente ci identifichiamo in qualche cosa di esterno, persone, ruoli, situazioni, eccetera. Quindi è come se noi lo vivessimo, sì, in un certo momento della vita, ma vivessimo continuamente questo momento a fasi alterne. Queste collaidali forme in boccio sono quelle proprio dell'indifferenziato, cioè della caratterizzazione individuale che ancora non è completa, è ancora in fase di trasformazione. Ognuna di queste fasi ha dei rischi di fissazione, cioè se io non supero questa fase, che cosa divento? Il rischio classico di questa fase è quello dell'immaturità, cioè dell'essere riluttanti a crescere, è quella che viene chiamata anche la sindrome di Peter Pan. Non solo, anche la fatica di entrare in manifestazione, cioè quindi di mettere in gioco quelle che sono le proprie sicurezze, le proprie tranquillità in qualche modo, la difficoltà ad assumere dei poteri, la paura della responsabilità, la paura del fallimento e anche e soprattutto l'attesa, che siano gli altri a trasformare la nostra vita e non noi. Io chiudo il ciclo, poi vi lascio la parola alla fine, anche perché con questo chiudo poi il webinar. Allora, poi c'è la fase dello sviluppo egoico, qui corrisponde nella vita alla giovinezza e alla prima maturità ed è la presa di consapevolezza della propria alterità rispetto al mondo in cui si pone il problema del mio rapporto col mondo, chiaramente. La personalità cerca la propria manifestazione, cerca le esperienze. È molto proiettata sul mondo esterno, sul proprio ruolo nel mondo esterno. Le due immagini, una rappresenta l'iniziazione alla vita affettiva, sessuale, quindi nella sua bellezza, nella sua seduttività, nel suo essere immagine che attira, e la fissazione chiaramente è quella del narcisismo. Compiacersi dell'esteriorità, a volte anche proprio del mettersi una maschera, no? Che non corrisponde a quello che noi siamo, e del diventare manipolatori. La core di Antenore, invece, rappresenta l'autoaffermazione attraverso il dominio del mondo esterno, del mondo oggettivo, quindi una conquista di poteri più decisa, ecco. In un certo senso. È questa diciamo, l'immagine, quello che noi per la maggior parte oggi si pensa ad essere adulti. Le
L'essere adulti significa aver conquistato qualche cosa nel mondo oggettivo. È la fase in cui si fissano la maggior parte degli adulti. È qualcosa che rappresenta, siccome rappresenta un dominio nel mondo razionale, pratico, è sicuramente quello che oggi come oggi viene considerato maggiormente, insomma, la posizione più matura. Il rischio qui è di essere separativi, arroganti, e anche la rigidità dogmatica è tipica. E anche, aggiungerei un'altra cosa, il diventare insensibili anche alle istanze di trasformazione che vengono da dentro. Poi, l'ultima, no, non è l'ultima, scusate, penultima. Allora, c'è la fase della crisi di crescita. Nell'arco della vita individuale, Jung la mette molto bene in evidenza, rappresenta la crisi della metà della vita, in cui l'interesse va al centro della personalità. Non è più sulle conquiste delle condizioni esterne, concrete dell'esistenza, ma l'indagine del mondo interiore. Quindi cominciano le domande sul senso della vita, la coscienza di essere in una fase discendente. Anche questo è un momento che si vive ciclicamente in vari periodi. Tutte le volte che si aprono le domande su chi sono io, è come se ci fosse un rito di passaggio, cioè siamo nel momento in cui dobbiamo superare una fase ed entrare in un'altra. Quindi, per superare la crisi, l'unica via è il contatto con questa dimensione oggettiva. Proprio perché, soggettiva, chiedo scusa, proprio perché è in questa profondità che possiamo trovare quali sono le cause e qual è il significato della crisi. Crisi, ovviamente, tutti saprete che ha questa etimologia che significa opportunità, non significa necessariamente disastro, ma significa avere un'opportunità, quindi è la parola della trasformazione. In questa bellissima, secondo me, immagine, il fatto di avere questo aspetto proprio da Vergine saggia, un'immagine che è fortemente caratterizzata dai chiaroscuri, quindi dai contrasti. Questa forma ha quasi di questa immagine così enigmatica e questo essere in contemplazione di un mondo invisibile me la fa molto efficace come immagine. Rischio di fissazione c'è anche qua perché spesso nel mondo interiore ci si perde si può scivolare anche in una fase depressiva, tutto sommato, cioè non uscire, non passare a una fase successiva, ma continuare a muoversi attraverso i fantasmi dell'inconscio senza avere la possibilità di superare, di integrare questi aspetti. E l'integrazione può avvenire soltanto attraverso un processo di accettazione consapevole. L'ultima, la fase dell'io maturo. Quindi nell'arco della vita individuale si centra prevalentemente sulla seconda metà della vita, ma anche qua, cioè tutte le tappe di cui ho parlato sono tappe cicliche. La fase dell'autocoscienza raggiunta ed è quella dell'io che ha integrato tutti i contenuti della personalità e li sa adoperare. Quindi non rifiuta nulla di sé, no? Soprattutto non rifiuta i limiti. Perché una volta esplorate e valutati, le cose che potevano apparire limiti magari diventano risorse. E è soltanto questo tipo di coscienza che rende liberi. Ecco, e quindi in un certo senso è da qui che parte lo sviluppo etico e la possibilità di essere davvero se stessi. Quindi qui fragilità e forza, gioventù e maturità che si dialogano in questa immagine in maniera così forte. E anche e soprattutto mi ha sempre colpito questo sguardo disincantato, no? Ma però coraggioso, capace di guardare in faccia anche le cose meno piacevoli. Ecco, il rischio, vabbè, qui siamo in una fase di compimento, però è chiaro che all'accettazione possono sostituirsi invece il cinismo e la rassegnazione, cioè l'accettazione e la rassegnazione non sono la stessa cosa. L'accettazione è un processo attivo e quindi significa trasformare il negativo in positivo. Un altro rischio,
è che considerare che ormai che sono maturo, ho raggiunto l'equilibrio e questo è quello definitivo. Spesso la vita poi ci disillude su questo, chiaramente, ci rimette in moto in qualche modo, però spesso certe conquiste che abbiamo fatto, soprattutto quelle che abbiamo fatto in maniera più, che ci sono costate più care, tendiamo a volte a considerarle come definitive. Allora, io chiudo questo ciclo, poi vi lascio ancora un attimo la parola, con questa considerazione, questa frase è riportata nel libro Le idee dentro la donna, di Jim Boland, che è una psicanalista junghiana che si è occupata proprio degli archetipi del femminile, identificati con le idee della mitologia. Vi lascio a voi leggere la frase, però la frase riguarda questo sentiero spirale. E questo sentiero spirale su cui torniamo costantemente, che ripercorriamo costantemente, che quindi ci porta continuamente sempre allo stesso punto, è il nostro processo. Cioè, sempre torniamo a una fase iniziale, qualunque sia. Ci espandiamo a conquistare i nostri territori fuori e poi ci contraiamo per illuminare i territori dentro, per arrivare poi alla fine a una nuova sintesi. E questo, in questo ci può sembrare a volte di non superare mai, no, certi ostacoli. Però se guardiamo bene, capiamo che la nostra vita è fatta proprio come questa conchiglia. Il sentiero all'inizio è stretto e poi diventa sempre più largo, cioè siamo in grado, anche se torniamo sempre allo stesso punto, siamo in grado comunque di includere sempre più vita e di avere una spirale sempre più ampia. Potremmo quasi dire che la spirale della nostra vita è un po' come un frattale. Sapete cosa sono i frattali? Per chi non lo sa, dico che sono delle forme che scendendo a livello micro e salendo a livello macro ripetono continuamente lo stesso pattern, la stessa forma, lo stesso modello. Se guardate un cavolfiore di quelli verdi, vi rendete conto di cos'è un frattale. Dicevo, la spirale è come un frattale perché la nostra vita è composta di tante piccole spirali in cui andiamo ciclicamente dall'inizio alla maturazione, alla crisi, a un passaggio ulteriore di maturità. E nello stesso tempo la spirale della nostra vita, proprio quella della nostra vita che ha un inizio e una fine, fa parte di una spirale molto più vasta che fa parte della vita dell'universo. Ecco. Detto questo, io vi ringrazio per aver intrapreso questo viaggio con me. Spero che vi aiuti ad amare e a comprendere un po' di più l'arte e voi stessi. E quindi resto a disposizione se ci sono commenti o domande. Io spero che ci sia, che prima o poi torni anche Fabio, perché solo lui credo che possa darvi la possibilità di parlare anche col microfono. Per il momento apro la sezione delle domande.